una esposizione canina, siamo alla terza edizione. Allora, una manifestazione perché è così interessante? Allora, il Marche Winner Festival è raggiunto quest'anno a Fano alla terza edizione. Si svolgerà dal 5 settembre all'8 settembre e inizierà nel pomeriggio di giovedì ed ospita praticamente un'occasione per gli allevatori, gli espositori, soprattutto marchigiani, di esporre i loro esemplari di eccellenza. Però è una manifestazione che ha un importantissimo taglio sia nazionale che internazionale, perché siamo arrivati a 2.000 iscritti, cani iscritti, oltre 2.000 cani iscritti, e che sono di allevatori ed espositori non solo delle Marche ovviamente prevalentemente, ma vengono anche da altre nazioni e proprio dall'estero, e i giudici che provengono da tutta Europa, e ci sono 19 giudici in totale. Questa è un'importante occasione per la città. Innanzitutto specifico che non è un mercato, non si vendono animali e cani, ma è un'esposizione canina, come dicevo, nazionale e internazionale. Ci sarà anche una mostra dove vedranno venduti prodotti attinenti comunque agli animali. Riconosce Fano come una città pet friendly, cioè che ama gli animali lì, e che quindi possano così apprendere la cura, l'amore e il rispetto per gli animali. Al CODMA saranno presenti 4 esposizioni, di cui 3 internazionali e una nazionale. L'esposizione internazionale è valevole per il titolo di campione internazionale, le nazionali per il titolo di campione italiano. Ci saranno circa 2.000 cani suddivisi nelle 4 giornate, dove alla mattina vedremo tutti i cani che saranno presenti alla manifestazione, che verranno giudicati per le loro qualità. Dopodiché ci sarà un vincitore per razza, e ogni giorno, ogni manifestazione, al pomeriggio si svolgeranno 4 bestie show, in cui prima ci saranno i vincitori delle razze che faranno i raggruppamenti, poi tra tutti i vincitori dei 10 raggruppamenti, 11 adesso con la nuova giunta delle razze italiane in via di riconoscimento, faranno un bestie show finale. I cani verranno giudicati in base al loro standard di razza, e quindi più il cane si avvicina allo standard di razza e più è maggiore, diciamo, è la sua valutazione finale.